Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, e bentornati su questo video, sempre il vostro amico il grande Mark. E oggi siamo di nuovo su Inazuma Eleven 2 Tempesta di Fuoco. Ragazzi, siamo sempre qua su questa fantastica, meravigliosa serie principale di questo mai meraviglioso canale. Siamo nel quinto episodio, pronti per questo nuovo questa nuova continuazione. Iniziamo quindi, vai al campo da calcio della Raymond. Ci siamo? Andiamo a parlare con Hillman e Sonny Raymond. Si parte subito, subito, subito. Carichi, carichi, carichi. Allenatore Hillman, direttore, noi. Lo so, Mark, non eravate anche ancora pronti per battere una squadra come la Allius. Non penso che ci sia qualcuno in grado di batterli. Padre, cosa possiamo fare? Non possiamo tornarcene a casa con la coda fra le gambe. Non succederà, vi rimane solo una cosa da fare. Dovete ingaggiare i migliori giocatori e formare una super squadra capace di sconfiggere l'Arius e salvarci tutti quanti. Una super squadra. Studenti della Raymond, vorrei mostrarvi il progetto su cui ho lavorato tutto questo tempo. Il mio piano originale era quello di usarlo per proteggere il mondo del pallone dal grinfio di Ray Dark. Tuttavia, ho deciso di darlo a voi. Usatelo per il vostro viaggio per formare la squadra che ci salverà dalla Lius Academy. Viaggio? Padre, che significa? Ammirate. Il cazzo che me ne frega. No, sto cazzando. Ma che? What the fuck? Per proteggere il mondo da Ray Dark è fantastico. Un camion, figo. Vabbè. Inazuma, oh, l'autobus in azzurro. Allora, che ne pensate? Questo è un nuovo autobus Inazuma. Con questo andrete in giro per il paese alla ricerca dei migliori giocatori in circolazione. Quando arrivano Eric, Bobby? Proprio così, Mark. Inutile continuare a pensare alla sconfitta contro l'Alius. Wow, un viaggio alla ricerca dei migliori giocatori in circolazione. Non vedo l'ora di partire. Aspetta un attimo, siamo tutti dei ragazzini. Chi guiderà l'autobus? Hai ragione, l'unica persona adulta nella squadra è l'allenatore Hillman. Ma guiderò io. Veteran, eccolo qua. Signor Veteran, sta meglio? Sì, ho ancora qualche dolorino, ma sono sicuro di riuscire a guidare. Ma chi c'era dentro che l'ha portato su? Domanda. Fantastico, allora dovremo essere pronti a partire. Mettiamoci in viaggio, ragazzi. Oh, ma che vi succede? Mark, forse stiamo facendo il passo più lungo della gamba. La Lewis Academy è avanti anni luce rispetto alle squadre incontrate finora, incluse la Royal Academy e la Zeus Junior High. Ma che vi succede? Non ci siamo mai tirati indietro di fronte a nessuno. Non è così che siamo arrivati fin qui. Allenatore Hillman, glielo dica anche lei. Glielo dica lei, se stiamo uniti, nessuno potrà. Mark, devo dirti una cosa. Temo di non poter venire con voi. Dovete affrontare questo viaggio da soli. Cosa? Per noi la Lewis Academy è ancora un mistero, non sappiamo quasi niente di loro. Sarebbe sciocco affrontarli alla cieca.
L'allenatore Hillman, sotto il mio comando, farà ricerca sull'Ilius, cercando più informazioni possibili. Non riesco a crederci, dobbiamo affrontare i nostri avversari più temibili senza il nostro allenatore. Ma se l'allenatore Hillman non viene, chi prenderà il suo posto? Hai ragione, potremmo anche mettere su una buona squadra, ma senza allenatore. Infatti, arriva la tipa Schiller. Eccola. Sono divina, sono Dio, sono la Madonna. Ascoltatemi tutti, sono la nuova allenatrice della Raymond. Il mio nome è Lina Schiller. E lei sarebbe la nuova allenatrice? Dice sul serio? Direttore, possiamo davvero fidarci di questi ragazzini per salvare il futuro del nostro paese? Hanno già perso una volta contro la Lius Academy. Cosa le fa pensare che possano farle meglio la prossima volta? Che insolente. Questa volta vinceremo dopo aver perso. Con loro siamo ancora più motivati. Molto rassicurante, ma credo che vi manchi qualche giocatore, vero? Sì, qualcuno è ancora in ospedale. Allora non ha senso che salite su quell'autobus per ora. Infatti, Eric e Bobby arriveranno, penso. Per cominciare, dovreste trovare i giocatori che mancano per completare la squadra. Vediamo, per una squadra di calcio ne servono 11. Qui siamo in 8, quindi ci servono 1, 2, 3. Tre giocatori, immagino, che dovremmo ingaggiare qualcun altro. Guarda com'è ridotta la scuola, dove troveremo tre giocatori di calcio? Eric, Bobby e un altro. Ah no, non mi guardi così, che ho detto? Siete degli incapaci, prima ho dovuto dirvi dove andare e ora anche questo, avete sempre bisogno di essere presi per mano. Ora capisco, è stata lei a chiamarmi e darmi indicazioni per il campo dell'Umbrella. E immagino sia stata sempre lei a chiamare mio padre per avvisarlo del nuovo obiettivo della Lewis Academy, vero? Esattamente, ora vi dico un'altra cosa. Dovete tornare all'Umbrella Junior High. Tornate all'Umbrella all'Umbrella. La scuola è stata ridotta in macerie, ma nessuno degli studenti è stato ferito durante l'attacco. Penso che sia il posto migliore dove ingaggiare dei giocatori che provano rancore verso l'Alius. Giusto, non penso che ce l'abbiano presa bene. Inoltre Bobby Serer ed Eric Eagle dovrebbero tornare presto alla Kirkwood. Andate alla stazione per incontrarli e aggiungerli al gruppo. Sa di Bobby ed Eric? Naturalmente, quando alleno una squadra devo conoscere tutto di ogni giocatore. Però. Ok, è meglio che vi mettiate in marcia. L'Alius potrebbe aver già messo in moto la fase successiva del suo piano. Dobbiamo prepararci ad affrontarli. Allora andiamo, go go Power Ranger. Niente da ridire. Davvero arrogante. Chi si crede di essere? Cominciate ad andare, Mark. Cominciate ad andare, Mark. Non posso partire senza aver salutato Giulia. Probabilmente non la rivedrò per un po'. Sì, è davvero un peccato doversene andare ora che si è svegliata. Sono sicuro che capirà. Vi raggiungo dopo. Ok, a dopo. Ma l'ospedale non. Ah, sì, ho capito. Va bene, Mark. Andiamo a parlare con Bobby ed Eric e ingaggiare qualche giocatore dell'Umbrella Junior High. Non appena la squadra sarà al completo, ci metteremo in viaggio. Sì, signora. Comincio a vedere una luce alla fine del tunnel. Andiamo. Sì. Evviva.
Padre, che tipo è la nuova allenatrice? Voglio sapere tutto di lei, visto che si occuperà della squadra. A dire la verità non la conosco molto bene. È una persona piuttosto riservata. Tu sei a capo della Federazione Calcistica Studentesca e non sai nulla di lei. Non ti sembra un po' azzardato mettere la squadra nelle mani di una sconosciuta? Andrà tutto bene, non devi preoccuparti di questo. Ma sei tu invece che mi preoccupi, Nelly. Cerchi sempre di risolvere i problemi da sola. Crollerai se continui di questo passo. Devi imparare a delegare quando il fardello diventerà troppo pesante e ad accettare l'offerta d'aiuto dei tuoi amici. È impossibile, il mio compito è quello di assicurarmi che vada tutto liscio. Non voglio neanche immaginare cosa potrebbe combinare Mark e gli altri senza la mia supervisione. Mark. Voi due passerete molto tempo insieme durante questo viaggio. Confesso che, come genitore, sono un po' perplesso. Padre, che cosa stai dicendo? Stai cercando di dire? Ah, sto scherzando, Nelly, ma mi raccomando, non farmi stare in pensiero. Sono tuo padre, mi preoccupo per te. Lo so, grazie. Adesso puoi accedere alla stazione. Ta 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 ta. Trova anche tre giocatori per la squadra. Trova ancora tre giocatori per la squadra. Ok, quindi. Intanto voglio vedere. Sempre i numeri. A me vi ricordo che mi dà un fastidio avere i numeri sballati. Lui è il numero 1. E figlio, ok. Nathan è il numero 2. Ok. Kevin non è il numero 3, ma è il numero 11. Quindi Jack è il numero 4. Quindi se metto Jack al posto di Kevin. E faccio così. E poi faccio amici. Nathan 2, Jack è 3. Ecco come posso fare a metterli in ordine. Adesso ho capito. 1, 2, 3. Quindi Kevin è il 4, ma il 4 è Todd. Quindi mettiamo Todd. Jude è il 14, quindi Jude lo voglio mettere qua, ma non posso ancora. Devo reclutare tutti gli altri giocatori. Vai. Willy è il numero qualcosa, quindi ok. Quindi facendo così, quindi riaccedendo, dovrebbe essere Todd il 4, già che il 3, perfetto. Ok, adesso ho capito qua come si fa. Che qua non puoi gestire tu il numero. Proprio deve essere in fila, così. Quindi andiamo alla stazione. Stazione, 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 stazione. Quindi nel Zoom Eleven 3 c'è il tipo che ci fa sfidare la come si chiama? La Shuriken. La Shuriken Junior High. Qua se un moderato posso entrare. Sì, lo sapevo. La farmacia del cacchio, che cosa voglio prendere? Niente, a parte le medicine per Giulia, ma Axel c'è già che le prendo, quindi che ci sarà, no? Porco Giuda. Vai, sfidiamoli, va bene, non importa, vai. Vai, ce la puoi fare, Jack? Tiravolo! Addirittura la rovesciata di Jack. Che cos'è, Jack? Cos'è diventato? Riesce a fare una rovesciata. Tututin. Volevo entrare un attimo qua per vedere se magari qua il tipo vendeva, che ne so, nessuna tecnica, perché questo tipo non le vende, solo in determinati negozi dei vari giochi le vende. Però vabbè, ok. Ah, ma sono qua, non li avevo visti. Comunque, vabbè, qua non c'è. Ah, c'è un forziere qua sotto.
È tenuto bibita energetica, ok. Poi non vedo nessun altro forzieretto, quindi ok, ci siamo. Andiamo da Eric e Bobby. Mark, è vero che la Raymond è caduta sotto i colpi dell'Arius? Un ciao. Sì, è vero. Lo stesso è successo alla Kirkwood. Quando siamo arrivati era tutto. Capisco. Non riesco a crederci. Se solo fossimo arrivati prima, non ci sarebbe stato alcun modo di batterli. Anche se fossimo arrivati prima. Eric. Bobby, sono alieni dallo spazio. Cioè, chi sono quelli dell'Alius? Non sappiamo proprio niente di loro. Come abbiamo potuto permettere che questo accadesse ai nostri amici? Lasciare che distruggessero la Raymond e la Kirkwood. Alieni o non alieni, non abbiamo saputo tenergli testa. Siamo con te, Mark. Abbiamo un conto in sospeso con l'Alius Academy. Anche noi, è bello riavervi con noi. Mark, ti aspettiamo qui. Torna a prenderci quando sei pronto a partire. Noi in verità saremo pronti, però. Mark, voglio fargliela pagare questi alieni. Ti do una mano. Adesso io devo andare all'Umbrella e reclutare il terzo. Ma provo. Grande, fermeremo una squadra di calci imbattibile e li affronteremo. Eric viene con te. Anche a Bobby, no? Ecco qua. Ok, Bobby.